Lunedì 3 maggio sono alla stazione di Sulmona. Ora da qui inizia il giro che arriverà fino a Frosinone nei prossimi giorni. Speriamo il bel tempo, da come sembra, insomma. Ok. Sulmona, prima tappa di questo giro in Abruzzo e Lazio, e devo dire che è davvero una bella cittadina, patria anche dei confetti, che ho già acquistato. Questo è l'acquedotto romano. Sono uscito ora da Sulmona e ho preso la strada per Anversa degli Abruzzi. Dovrebbe essere circa 15 km. Dei Bobbi a quota 1236.
Tac. Thank you.
cosa per Civitella, va bene? Grazie. Io vengo dalle Marche. Così, a trovare gli amici. Ti vuoi rivedere, vai su YouTube, Mario Fusari. Oh, ma trovate qua! Ma qua siamo in paradiso! Ciao Teresa! Ciao Tony! Ce l'ho fatta! Allora Costantino, te no sei preso? Prendiamo all'incontro. Io uso l'acqua, però lui va a vodka, no. Capito? Saluto gli amici miei qua. Ciao Mario. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.
Che bella che sei! Ginevra si chiama. Mia figlia piccola si chiama Ginevra. Piccola, 30 anni. Sica qua. Buongiorno, senta, la cascata del paese dov'è? Allora, sì, è dentro. Sono arrivato alla cascata di Isola dell'Iri, obiettivo primario raggiunto in questo viaggio. Thank you.
Mamma mia! C'avete l'università! È meglio Macerata? Ma sì! Il mare! No, il mare a 20 km. Vabbè, sta là! I had some doubts when I decided to embark on this cycling trip, considering the uncertain weather conditions lately and the fact that I would be riding alone along some mountain roads. But once I took the first train, everything seemed to improve. I visited wonderful new places, reunited with dear former colleagues, and met some really welcoming people. I also discovered new things, making my journey even more special. It's worth mentioning that I never encountered any dangerous situations, as the drivers were really disciplined and respectful. Something is definitely changing, and I am grateful to everyone for this unique experience.